Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. E sì, parliamo ancora di New World perché io sto giocando solo a questo nelle ultime 48 ore più o meno. E la situazione non è migliorata da ieri, quindi facciamo una sorta di resoconto dei two, giorno numero 2, di come sta andando. Ci sono code dappertutto. Nel frattempo starete vedendo qui a schermo, credo, il mio personaggio che ha svariate ore di play, anche se non tutte realmente nel gioco a giocare. E comunque sono cresciuto abbastanza, ho fatto un po' di quest, sono arrivato al livello 25 e insomma sta andando tutto bene. Ma tutto questo perché semplicemente io non ho mai sloggato quasi il client da Steam. Praticamente ieri ho cercato di giocare il più possibile, anche se mi sono fatto 5 ore di coda. Poi la sera in realtà ho giocato e ho staccato l'1:30. Stamattina fortunatamente alle 8 non c'era coda, poi scoprendo che da poco avevano riavviato i server, e fino adesso, che sono circa le 5 del pomeriggio, non ho sostanzialmente mai sloggato, anche se sono andato a FK chiaramente per mangiare e fare altro. Il problema è anche questo, cioè che una parte delle persone che sono loggate nei server in realtà non stanno giocando, perché sono esattamente così, contro un muro a correre. Esattamente. In ogni città ce ne sono almeno una cinquantina, una sessantina di persone così, nei punti più disparati. Questo perché effettivamente se voi andate a fare delle azioni con delle macro, il gioco non vi slogga. Se lo fate in autorun, però sì. Quindi, non solo ci sono code clamorose, ma in più la gente dentro manco sta giocando, e questo è molto male, ma non c'è molta altra soluzione. È quello che succede sempre in MMO in questi casi limite. In questo video però vorrei parlarvi anche di cosa ha scritto Amazon, cosa ha risposto, perché chiaramente ci sono state proteste mostruose, e ci sono ancora, perché i numeri che ha sbandierato chiaramente sono abbastanza finti per certi versi, perché ha fatto vedere, sì, ci sono 700.000 persone di picco su Steam, ma in realtà la capienza dei server totali è circa 170.000 per 2, perché 2 è il cap in questo momento. Quindi ci sono più di 400.000 persone, circa 400.000 persone che in realtà sono in coda. Quindi sono loggate su Steam, ma non stanno giocando. Cosa ha detto Amazon? Ha detto che aggiungerà nuovi server, amplierà i server già che ci sono e in via eccezionale concederà un transfer entro 2 settimane. Transfer PG, quindi, che non era stato preso in considerazione in nessun modo comunque, precedentemente. Questo perché non doveva esserci questa opzione, ma la stanno utilizzando, la utilizzeranno in via di massima emergenza. Evidentemente il gioco ha avuto più successo al lancio che di quello che si poteva aspettare, anche se, dato che hanno spinto molto anche su Twitch, con drop vari eventuali, grossi streamer, c'era un po' da aspettarselo. Insomma, è un pessimo lancio, perché la maggior parte delle persone non stanno riuscendo a giocare, purtroppo, perché comunque il gioco è divertente. Io mi sono divertito in queste ore in cui ho potuto giocare, ma chiaramente è una situazione limite. Capite bene che ben pochi stanno riuscendo a stare dentro i server e tutti gli altri sono in coda. Oggi forse è addirittura peggio di ieri la situazione, perché i server login vanno crashando ogni 2-3 ore, quindi anche se le persone stanno in coda non è detto che poi riescano a entrare, perché gli si resetta la coda. È veramente un pessimo lancio, devo ammetterlo, e la situazione spero possa migliorare nei prossimi giorni. È abbastanza urgente il fatto che loro debbano ampliare i server e mettere nuovi server, e soprattutto sistemare il login server, che non devono assolutamente crashare, o comunque devono dare la possibilità di riprendersi dallo stesso punto precedente. Quindi il mio consiglio che posso dare a chiunque voglia effettivamente provare a giocare anche da adesso è di sfruttare per il prossimo futuro questo transfer. Quindi magari con i vostri amici giocate su un server completamente, anche cercate un server dove non c'è assolutamente coda, che è magari anche sottopopolato, se ne esistono,
forse qualcuno americano effettivamente non è pieno, e magari cominciate a giocare lì pensando che poi comunque ci sarà un transfer e potreste comunque trasferirvi in quelli italiani, perché è probabile che oltre i due che ci sono già ne aggiungeranno forse un altro e anche un quarto forse, quindi eventualmente poi la community italiana in qualche modo si organizzerà per ribilanciarli, forse, spero. Ma effettivamente se voi volete giocare veramente senza dover starli loggati H24, l'unico modo è andare su un server, diciamo così, libero e poi usare il transfer che avremo a disposizione fra un paio di settimane, secondo sempre quello che dice Amazon. Questo è quanto, questo era un piccolo aggiornamento che volevo fare del giorno 2. Alla fine io non ho patito troppo, ma semplicemente appunto perché tengo loggato l'account dalla mattina, ma non è ovviamente una cosa normale da fare e non è una cosa che uno dovrebbe aspettarsi come la normalità. È assolutamente una situazione di super emergenza e spero che risolvano, perché poi alla fine il gioco in sé è divertente, almeno dal mio punto di vista. Il problema sono i server, ed è molto molto comico che il problema siano i server in un gioco di Amazon Games. Bene ragazzi, scrivetemi sotto quello che volete nei commenti. Questo video andrà sotto la playlist di New World, ma ricordatevi che nel canale io copro tutto il gaming, non solamente New World, ovviamente. Per il resto un saluto, ci becchiamo prossimamente, rimanete sintonizzati e statemi bene. Ciao ciao!